I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was convicted in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that the racist legal system in the United States, I would receive no justice. Respectfully yours, Asada Shakur, Havana, Cuba. Diventavo mano a mano sempre più attiva, incominciavo ad avere il controllo della mia vita. Prima di tornare al college, sapevo che non volevo essere un intellettuale e trascorrere la mia vita sui libri e in biblioteche senza sapere cosa diavolo succedesse per la strada. La teoria senza la pratica è altrettanto incompleta che la pratica senza la teoria. Le due devono andare insieme. Io ero decisa a farle entrambe. Il modo principale con il quale mi tenevo informata era ascoltare la gente. Gli studenti neri che andavano al Manhattan Community College facevano parte di ogni tipo di organizzazione. C'erano i Black Muslim, i Garveyet, l'Organization of Afro-American Unite, l'OWA di Malcolm X, i membri di varie comunità ed organizzazioni culturali e un paio di giovani turchi del National Association for the Advanced of Colored People. Ci incontravamo e discutevamo di qualsiasi cosa. Ascoltavo molto più che parlare, ma facevo domande su ogni cosa che non capivo. A volte le discussioni e i dibattiti erano così infocati che duravano fino alle 11, quando la scuola serale finiva e l'edificio veniva chiuso. Una delle prime organizzazioni di cui mi sono interessata è stato il gruppo dei seguaci di Guy Garvey che aveva una grande sala nella 125esima strada. Avevo appena letto un libro su Marcus Garvey. In realtà avevo saputo solo da poco che era esistito. Era una vergogna. Era stato a capo di uno dei più forti movimenti della gente nera in America e fino ad allora io non ne avevo mai sentito parlare. Uno dei fratelli che studiava là mi invitò a una riunione. La riunione era al piano di sopra, sembrava che ci fossero centinaia di sedie nella stanza. Arrivai un, un po presto e non c'era quasi nessuno. Vidi il fratello che mi aveva invitata e questi mi presentò alle dieci o quindici persone che erano già lì. Ci sedemmo in un piccolo gruppo e parlammo ed aspettammo che gli altri arrivassero. Non arrivarono mai, era ovvio che ognuno conosceva gli altri e che veniva da, lu da lungo tempo a quelle riunioni. Dopo un po', un oratore salì sul podio, mi diede il benvenuto alla riunione e poi fece un discorso appassionato. Uno dopo l'altro si alzarono e parlarono come se la stanza fosse piena di gente, gli altri applaudivano claro, calorosamente. Mi sentivo triste, erano persone così simpatiche, così sincere, eppure il loro circolo era così limitato che erano costretti a farsi i discorsi fra di loro. Nessun movimento può sopravvivere a meno che non cresca costantemente e cambi con i tempi. Se non cresce, è stagnante, e senza il sostegno della gente, nessun movimento di liberazione può esistere. Non importa quanto sia corretta. La... Sua analisi della situazione. Per questo motivo il lavoro politico e di organizzazione sono cose importanti. A meno che non ci si riferisca a distanze che interessino la gente e non si contribuisca alla direzione positiva, la gente non fornirà mai il proprio sostegno. La prima cosa che il nemico tenta di fare è isolare i rivoluzionari dalle masse, descrivendoci come mostri orribili e ripugnanti, di modo che la gente ci odi. Di solito sentiamo parlare dei cosiddetti capi responsabili, di coloro che per i nostri oppressori sono i responsabili, allo stesso modo in cui non sentiamo parlare di una parte degli uomini e delle donne nere che hanno combattuto duramente e infaticabilmente nel corso della storia, così non sentiamo parlare dei nostri eroi odierni. Le scuole che noi frequentiamo sono un riflesso della società che le ha create. Nessuno ti darà l'istruzione di cui hai bisogno per abbatterlo. Nessuno ti insegnerà la storia vera, ti farà conoscere i veri eroi, se sa che quella conoscenza aiuterà a liberarti. Le scuole in America hanno il compito di fare il lavaggio del cervello alla gente con l'americanismo, di darle un po' di istruzione e addestrarla in attività necessarie a ricoprire i ruoli dei quali il sistema capitalistico ha bisogno. Fino a quando ci aspetteremo che le scuole americane ci istruiscano, rimarremo ignoranti. I genitori nella sezione Ocean Hill-Brownsville di Brooklyn, come i genitori neri di tutta New York all'epoca, premevano per ottenere il controllo delle scuole nelle loro comunità. Volevano avere diritto di parola su quanto veniva insegnato ai loro figli, su come venivano gestite le loro scuole e su chi insegnava ai loro figli. Volevano che i consigli scolastici locali avessero potere di assumere e licenziare gli insegnanti del distretto, ma il provveditorato lo agli studi e la federazione americana degli insegnanti erano contrari. Tutto un gruppo di noi del Manhattan Community College prese la metropolitana per andare a una manifestazione indetta dai genitori di Ocean Hill, Bronzeville. Non appena scendemmo dal treno incontrammo degli studenti del City College di New York. Era come se tutto il treno stesse andando alla manifestazione ed è proprio quel tipo di manifestazioni che più mi piacciono. Un mare possente di volti neri, fieri, vivi, arrabbiati, disciplinati, indomiti e sopra tutto con quell'atteggiamento da fratelli e da sorelle che amavo. Furono molti genitori che parlarono alla folla insieme al preside Nero che avevano insistito per assumere. L'insegnante nera con la testa avvolta da un grande foulard parlava dell'importanza per la gente nera di controllare le proprie scuole. Faceva degli ampi gesti con le braccia ornate di monili mentre parlava. Ognuno assorbiva quello che diceva. Eravamo tutti di ottimo umore. Sembrava che una danza cinetica ondeggiasse nell'aria. Quando la manifestazione finì non voleva andare a casa. Non sono molte le esperienze che ti danno una sensazione così buona, un tale senso di soddisfazione, che ti fanno sentire così pulita e fresca come quando stai combattendo per la tua libertà. Molti di noi pensavano che prendere il controllo dei nostri quartieri fosse il primo passo verso la liberazione. Eravamo seduti nella stazione della metropolitana sognando. Quando arrivava un treno lo lasciavamo semplicemente passare. Prima avremmo preso il controllo delle scuole, poi degli ospedali, poi delle università, poi dell'edilizia abitativa, eccetera, eccetera. La comunità avrebbe controllato le assunzioni, i centri di assistenza, gli enti cittadini, statali e federali. Aspettate un attimo, disse qualcuno: dove prenderete i soldi per amministrare tutta questa roba? La comunità prenderà anche il controllo delle banche rispose qualcuno. Fareste meglio a prendere anche il controllo dell'esercito, perché le banche non vi lasceranno prendere i loro soldi, standosene buone. Prenderemo il controllo delle istituzioni politiche nella nostra comunità, poi ci prenderemo i seggi al Congresso, i seggi al Senato, i seggi al Consiglio Comunale, l'ufficio del Sindaco e ogni altro ufficio che possiamo controllare. Prenderemo il controllo degli incarichi politici, così potremmo stanziare fondi per la gente che ne ha bisogno. Bah, solo desideri e speranze. Disse qualcuno. Potete controllare le istituzioni sociali e le istituzioni politiche, ma a meno che non controlliate le istituzioni economiche e militari, non potete andare da nessuna parte. Ci calmammo tutti e pensammo: E allora cosa dovremmo fare? Stare seduti a non fare niente? Combattere è solo il primo passo, ma può arrivare solo a un certo punto. Ciò di cui avete bisogno è una rivoluzione. Ognuno incominciò a pensare a quello che il fratello aveva detto. Eravamo tutti confusi, ma eravamo anche tutti entusiasti. Questa era la cosa che rimuginava in quei giorni. Eravamo vivi ed eccitati e credevamo che un giorno saremmo stati liberi. Per noi non si trattava del sé, era una questione di come. Incominciavamo sempre le nostre conversazioni parlando di riforme e finivamo sempre parlando di rivoluzione. Se non si parlava soltanto di poche ingannevoli briciole sparse qua e là, allora le riforme non erano la strada giusta. Ero passata, era passata l'epoca in cui pensavo che le riforme avrebbero funzionato, ma la rivoluzione era un grande punto interrogativo. Credevo con tutto il mio cuore che fosse possibile. La questione era come. Avevo sentito parlare molti di quelli del Republic of New Africa e mi ero ripromessa di informarmi bene. Il governo provvisorio della Repubblica della Nuova Africa propugnava la creazione di una nazione nera separata all'interno degli, degli USA, formata dagli stati che oggi sono la South Carolina, la Georgia, l'Alabama, il Mississippi e la Louisiana. All'epoca pensavo che questo gruppo fosse alquanto folle e fuori strada, ma frequentandoli ne ricavai una buona impressione. L'idea di una nazione nera cominciò ad attirarmi. La prima volta che partecipai a una riunione della Repubblica della Nuova Africa, mi calai completamente nell'atmosfera e assaporai la lieve audacia di tutto questo. L'atmosfera era lieta e carnevalesca. Un gruppo di fratelli batteva a ritmi vattussi zulu e yoruba ai tamburi. Gruppi di fratelli e sorelle ballavano al ritmo della loro terra natale fino a quando la loro pelle era lucida di sudore. I discorsi erano intramezzati da poesie e canti. Sorelle e fratelli pieni di vita, con grandi acconciature di tipo afro e abiti di stoffa fluttuante all'africana, passavano orgogliosamente su e giù per i corridoi. Fratelli dalle teste rasate, con stivali da combattimento e uniformi militari con spalline di pelle di leopardo, andavano in giro, tenendo le braccia incrociate e incutendo un certo timore. Delle bambine correvano e ridevano, i loro capelli raccolti in fazzoletti multicolori, mentre bambini molto piccoli indossavano abitini di stile africano dai colori sgargianti. La gente si chiamava con nomi come Jamal, Malik, Kisha o Aisha. Incenso al legno di sandole e alla noce di cocco fluttuava nell'aria. Bandiere rosse, nere e verdi pendevano dalle aste ai lati di manifesti con le immagini di Malcolm X, Marcus Garvey. Giovani dall'aspetto molto serio che indossavano jeans e giacche verde mimetico, distribuivano volantini. Sorelle e fratelli dall'aspetto esotico, abbigliati in rosso, nero e verde, erano seduti dietro tavoli ricoperti di feltro e vendevano incenso, fabbricavano orecchini e una serie di altri oggetti. «Paci, sorella, disse una voce, vuoi diventare una cittadina? Come? chiesi, non avendo la minima idea di cosa stesse parlando. Una cittadina, ripeté. Vuoi essere una cittadina della Repubblica della Nuova Africa? Come faccio a diventare una cittadina? Facile, basta una firma sul libro dei cittadini. Tutto qui? Sì. Vuoi un nome? Un nome? Sì, sorella. Un nome. Se vuoi un nome africano, chiedi a quel fratello laggiù di dartene uno. Il fratello che mi aveva indicato portava una lunga tunica con pantaloni abbinati e un cappello intonato tipo fez aveva varie collane fatte di perline, ossa, conchiglie e pezzi di legno aveva un foro nell'orecchio sinistro e la sua faccia era tesa per la concentrazione con le vene della fronte che pulsavano. Senza pensarci un istante lo raggiunsi per farmi cambiare il nome. Il fratello mi guardò, mi fece un paio di domande che non ricordo e poi incominciò ad accitare freneticamente un contenitore. Rovesciò il contenuto che risultò consistere in conchiglie e, dopo avermi fissata, decise che il mio nome era Yumi Oladele. Si labò il nome mentre lo scrivevo, poi mi affrettai dalla sorella al tavolo e diventai una cittadina della Repubblica della Nuova Africa. Yumi Oladele. Mi piaceva il suono che aveva, dolce e musicale, dal suono gentile e allegro. Misi il fogliettino con il mio nome nella borsa e mi immersi nell'atmosfera entusiasta dell'idea di una nazione nera a Babilonia, una nazione di persone nere proprio al centro del ventre della bestia. Mi immaginavo la gioventù nera che cresceva e veniva curata nelle scuole nere, istruita da insegnanti neri che li amavano e che insegnavano loro ad amarsi, che avevano il controllo delle proprie vite, delle proprie istituzioni, che lavoravano assieme per costruire una società umana, ponendo fine al lungo retaggio di sofferenze che il popolo nero aveva patito per mano dell'America. La mia mente spaziava, e nel giro di un minuto mi immaginavo autobus rossi, neri e verdi, edifici con motivi africani, spettacoli televisivi, neri e film che riflettevano la realtà della vita nera piuttosto che la realtà del razzismo bianco. Mi immaginavo ogni cosa, la ci da, da città che si chiamavano Malcolmville a New Lumumba, alla possibilità di accogliere dirigenti rivoluzionari di tutto il mondo alla Casa Nera. Certo, mi piaceva l'idea di una nazione nera, ma non la prendevo in considerazione come una soluzione possibile. All'epoca l'idea sembrava troppo inverosimile: all'epoca anche avere un nome africano sembrava qualcosa di inverosimile. Disi ai miei amici del nuovo nome, ne parlai un paio di giorni e poi, rapidamente, me ne dimenticai. Solo alcuni anni più tardi, dopo l'università, un maggiore attivismo rivoluzionario e il matrimonio, iniziai a pensare seriamente a cambiare il mio nome. Il mio nome, Joanne, cominciava a urtarmi i nervi. Ero cambiata molto, mi muoveva a un ritmo diverso, mi sentivo una persona diversa. Suonava così strano quando la gente mi chiamava Joanne, non aveva niente a che vedere con me. Non mi sentivo Joanne, né una negra né un'americana. Mi sentivo una donna africana, dal momento in cui mi tiravo sui capelli al mattino fino al momento in cui scivolavo nel letto per dormire col suono di Mingus come sottofondo. Mi sentivo una donna africana e ne godevo. Sostituì i miei grandi quadri astratti in bianco e nero che sembravano macchie di inchiostro con quadri della gente nera e poster rivoluzionari. La mia vita diventò vita africana, tutto ciò che mi circondava assunse un gusto africano». Il mio spirito assunse un ardore africano dai quadri della mia parete ai, quali, ai grandi cuscini sul pavimento, dall'incenso che bruciava nell'aria, la musica che ballava nelle stanze, tutta la mia vita si muoveva a ritmo africano. La mia mente, il mio cuore, la mia anima erano ritornati in Africa, ma il mio nome si era renato da qualche parte in Europa. Joanne Joan era già brutto, ma almeno me lo aveva dato mia madre. Per quanto riguardava invece Mard, non riuscivo ad arrivare a una conclusione. Qualcuno che si chiamava Mard era stato il padrone degli avi del mio ex marito Mard. Come molti dei cognomi attuali della gente nera deriva da massa padrone. Nomi di persone nere erano diventati da Mary di Mr. Johnson a Paul di Mr. Jackson, Mary Johnson e Paul Jackson. A volte prima di addormentarmi me ne stavo sdraiata a letto e ci pensavo, pensavo a quanti schiavi doveva avere posseduto Cesimard nella Martinica e quante volte li picchiava. Fissavo il soffitto domandandomi quante donne nere Cesimard aveva violentato, di quanti bambini neri fosse stato il padre e dell'uccisione di quanti neri fosse stato il responsabile. Il nome doveva assolutamente scomparire pensai a Ibumi o la Dele, ma c'era un problema non ne conoscevo il significato il mio nome doveva avere un significato veramente speciale per me. All'epoca circolavano dei piccoli opuscoli con elenchi di nomi e dei loro significati, ma mi ci volle molto tempo per trovarne uno che mi piacesse. Molti nomi avevano a che fare con fiori, canzoni o uccelli e altre cose del genere. Altri significavano nato di giovedì, fedele, leale o addirittura cose come lacrime, piccolo pazzo o colui che ride. I nomi delle donne erano completamente diversi da quelli degli uomini, che significavano invece cose come forte, guerriero, uomo di ferro, coraggioso, eccetera. Volevo un nome che avesse a che fare con la lotta, con la liberazione del nostro popolo. Mi decisi per Assata ologbala Shakur. Assata significa colè che combatte. Ologbala significa amore per il popolo. E scelsi il nome Shakur per rispetto a Said e alla famiglia di Said. Shakur significa colui che è riconoscente. All'inizio l'associazione dei Golden Drums concentrava i suoi sforzi sulla cultura e sulla storia nera, ma dopo un po' cominciamo a considerare il nostro ruolo in quanto studenti. Non volevamo essere dei semplici registratori che assorbivano qualsiasi informazione, fatto, menzogna che ci impartivano per poi riprodurli durante gli esami. Cominciammo a parlare di un'istruzione che fosse importante per noi in quanto neri e che potessimo riportare nelle nostre comunità. Non volevamo studiare latino greco, volevamo studiare cose che ci servissero per contribuire alla liberazione del nostro popolo. Una delle nostre prime lotte si concentrò sui consigli di facoltà. Molti di noi venivano da famiglie di lavoratori o povere e noi volevamo un consiglio di facoltà che rispondesse alle nostre necessità. Non avevamo bisogno di un consiglio che leccasse i piedi all'amministrazione in cambio di favori e buoni voti. Ne volevamo uno che appoggiasse un programma di studi neri, l'aumento dei membri di facoltà neri e altre istanze nere. Il risultato fu che la Golden June Society e gli Students of Democratic Society si riunirono e vinsero in modo schiacciante. Fu presto chiaro che avere il controllo del consiglio di facoltà non bastava, non aveva un effettivo potere. Votavamo risoluzioni e facevamo proposte che l'amministrazione prontamente bocciava. L'unico potere che realmente avevamo era sul bilancio del consiglio di facoltà. Invece di invitare a parlare eruditi o politici rivoluzionari, invitammo gli Young Lords o il Black Panther Party o qualche altro gruppo che avesse qualcosa di importante da dire.